Continuiamo con la nostra settimana interamente dedicata a un grande classico della crescita personale. In italiano, Le sette regole per avere successo. L'autore è Stephen Covey, Stephen R. Covey, per essere più precisi. In inglese è The Seven Habits of High Effective People. Faccio sempre fatica a pronunciare l'inglese, veramente una lingua che detesto dal profondo della mia anima, ma ahimè ci serve, quindi continueremo a usarla e continueremo anche altresì a leggerla e a studiarla. Ad ogni modo, il titolo originale ha un significato molto, direi, più incisivo rispetto a quello che è stato poi tradotto in italiano, anche se ovviamente Le sette regole per avere successo ha sicuramente un'incisività commerciale indiscutibile, ma è il significato originale, la traduzione originale, diciamo, le sette abitudini delle persone di alta efficacia, di massima efficacia. Quindi, se volete diventare massimamente efficaci, e certamente poi avere successo, ma non solo avere successo, non si tratta del successo soltanto nel senso, diciamo, di realizzazione professionale o di visibilità pubblica, si tratta proprio di essere efficaci. E la traduzione legata ovviamente alla cultura americana è una traduzione, cioè, pardon, il termine originale che è legato alla cultura americana è fortemente pragmatico. L'efficacia, a parte che l'efficacia anche in un altro contesto straordinariamente pragmatico, ma all'antipode, agli antipodi, anzi, degli Stati Uniti, ovvero la Cina, ha lo stesso valore, la stessa funzione. Ricordo che un grande studioso orientalista che si chiama François Julien scrisse proprio un trattato sull'efficacia, che non è l'efficienza, attenzione, questo è un aspetto molto più sottile. È pragmatico, ma non è, fra virgolette, capitalistico nel senso del significato legato alla produttività, appunto alla quantità. L'efficacia, anzi, è una massima strategia, anzi, un massimo scopo. È quello di rendere al meglio ogni nostra azione con gli strumenti che abbiamo, con le condizioni che abbiamo. È orientata alla qualità, l'efficacia, laddove infatti l'efficienza è orientata alla quantità. Quindi termine pragmatico ma molto sofisticato, efficace. Quindi non soltanto limitiamoci a considerare questo termine nel senso appunto di un ottenimento, quindi di strumenti, di regole che ci permettono di raggiungere degli scopi pratici, quantitativi, ma teniamo a mente questo aspetto sottile, l'efficacia, per considerare nell'ampio spettro della nostra realizzazione queste regole. E la regola numero due, non a caso vi ho parlato di diversi scopi, perché si chiama proprio inizia con uno scopo in mente. Iniziamo anche oggi con le tre citazioni estremamente eloquenti, già queste spiegano tutto della regola numero due. Inizia con uno scopo in mente. Tutte le cose, dice Stephen Covey, sono create due volte, prima nella mente e poi nella realtà. Seconda citazione, la leadership è fare le cose giuste, mentre l'efficacia è fare le cose nel modo giusto. E tutto inizia con lo scopo in mente. Vivere senza uno scopo, terza citazione, è come navigare senza una bussola. Tutto qui. Tutto nel senso di tutto quanto è qui. Iniziare con uno scopo. Un celebre formatore contemporaneo, devo dire, resto sempre piuttosto esterrefatto, ha costruito una carriera luminosa su un unico concetto che direi che Stephen Covey ci ha esposto 30 anni prima. E Napoleon Hill e gli altri grandi fondatori della crescita personale ormai un secolo prima. Si chiama Simon Sinek ed è diventato celeberrimo in tutto il mondo con un libro che si chiama Partire dai perché, dal perché. Beh, insomma, è esattamente questo. Partire dal perché. Io dico, diamine, che idea che
hai avuto Sinek, insomma, bastava andare indietro un po' di tempo e trovavi fior fiore di suggerimenti, fior fiore di insegnamenti che partono proprio da questo. Senza uno scopo non si fa niente, non si può fare niente. Lo scopo naturalmente nasce, si origina dal perché voglio fare questa cosa. Con questo non volevo assolutamente stigmatizzare Simon Sinek, dico soltanto che ogni tanto ci sono delle figure che emergono così con delle idee piuttosto consuete, ecco, che vengono invece così celebrate come se fossero la scoperta della trasformazione dell'oro alchemico, ecco. Questo ancora per ribadire che non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma sono comunque concetti importanti. Io il libro di Sinek l'ho letto e ovviamente ve lo consiglio, con questo sono assolutamente assolto da ogni possibile intenzione negativa. E l'aureola, vedete già, che inizia a circolare sopra il mio capo. Ad ogni modo, lo scopo è il perché. Perché faccio questo? Questo è ovviamente il significato principale di questo scopo. Quale scopo ho e perché ho questo scopo? Queste sono le due domande portanti di tutto, di tutto. Per quello ho detto, è tutto qui. C'è tutto qui. Nello scopo e nel perché. Perché voglio fare questo e qual è il mio scopo? Senza uno scopo in mente, non avete nessuna possibilità di riuscita in nessuna situazione. Direte ovvio questo. E invece c'è un passaggio ulteriore. E questo è l'aspetto importante sia del perché di Sinek, sia soprattutto, visto che di lui trattiamo in questa settimana, dello scopo di Covey. Perché il vero scopo deve essere profondo. Il vero perché fate questa cosa o volete realizzare questo o quest'altro deve essere profondo, non può limitarsi alla superficie. È la porta che ti permette di entrare dentro di te. Questo è lo scopo. Nel momento in cui apri la porta, entri dentro di te, trovi il tuo scopo, ecco che poi esci da quella porta completamente rinnovato, trasformato. La strada ha una direzione di efficacia, fare le cose nel modo migliore, di leadership, sentite, avete sentito nella citazione, leadership e modo efficace di fare le cose iniziano con uno scopo in mente. Questo scopo deve corrispondere alla profondità vera, autentica di ciò che volete, da quello che volete. Perché voglio quello? Voglio ottenere questo risultato economico. Perché? Perché voglio avere una vita agiata. Questo può essere uno scopo. Ma uno scopo di una vita agiata, cosa nasconde, cosa c'è dietro? Seguite la catena dei perché. Non vi limitate soltanto al perché più superficiale, allo scopo più superficiale. Che cosa vi muove profondamente? Non c'è qui un giudizio morale. Possono essere scopi estremamente altruistici, possono essere scopi estremamente egoistici. Non è questo di cui si tratta qui. Si tratta però di trovare lo scopo più profondo, lo scopo che cela il suo perché più profondo. E la strategia pratica che ci suggerisce direttamente Covey è molto efficace a questo proposito. La strategia pratica che ci propone direttamente Covey per mettere in azione in modo efficace, per rendere efficace questa regola numero 2, inizia con uno scopo in mente, è la tecnica della dichiarazione di missione personale o la strategia di dichiarazione di missione personale. Ecco di cosa si tratta. Dedicate un po' di tempo a scrivere una dichiarazione di missione personale che includa ciò che è veramente importante per voi, i vostri valori fondamentali e dove volete arrivare nella vita. Non preoccupatevi se non viene perfetta la prima volta. L'importante è iniziare. Poi tenete questa dichiarazione in un luogo facilmente accessibile, come il vostro telefono o un quaderno, e consultate questa dichiarazione ogni volta che dovete prendere una decisione importante.
Va verso il mio scopo questa decisione? Coincide con il mio perché più profondo? Che coincide con i miei valori più profondi? La sfida della settimana, vi ho detto che questa settimana non soltanto vi propongo una strategia, ma anche una sfida. Ebbene, la sfida di oggi è molto semplice. Scrivetela veramente questa dichiarazione di missione personale. Fatelo, fatelo oggi. Scrivetela. Scrivetela sul serio e iniziate con il vostro scopo.